Si è tenuta sabato presso l'Hotel Nettuno di Catania la cerimonia per il conferimento del titolo di Magnifico Rettore dell'Università Telematica con sede a Zurigo, Uni San Raffaele, al professor avvocato Corrado Labisi. L'evento, presenziato tra gli altri dal direttore generale dell'Ateneo, Angelo Maugeri, è stata anche l'occasione per il conferimento di diversi riconoscimenti a personaggi distintisi nel campo della cultura accademica e non solo. Io ringrazio l'Università, ringrazio il Senato accademico, ringrazio i presidi di facoltà, ringrazio i docenti, ma soprattutto ringrazio il Dipartimento della Direzione Generale, qui ho accanto il Direttore Generale, anche lui siciliano, siamo i due siciliani che siamo al vertice di questa prestigiosissima Università Telematica con sede fisica a Zug, sede anche a Zurigo, a Ginevra e a Bruxelles. Ecco, io ho voluto fortemente, sono stato accontentato che il passaggio del testimone mi venisse rilasciato in pratica qui in Sicilia. Perché tutto questo? Perché da buon sicano, siculo e siciliano che io sono, voglio far capire al resto del mondo che la Sicilia non è solamente mafia e degrado. È pur vero, stiamo vivendo un momento di apocalisse a livello generale e soprattutto qui in Sicilia di politica che non funziona. E allora ecco, questa sera noi abbiamo grossi personaggi che ci stanno onorando ad essere presenti, ex magnifici rettori, docenti universitari, uomini delle forze dell'ordine pubblico, della magistratura. Io li ringrazio. Pertanto ecco, vogliamo che questa sera da qui, dall'ombelico del mondo, perché noi siamo l'ombelico del mondo, quattro continenti debbono passare gioco forza dalla Sicilia per attraversare l'Africa e non dobbiamo dimenticarle, Mare Nostrum, e dobbiamo riprendere quello che Dio ci ha dato. Ahimè, nel 1860 c'è stato un colpo di Stato a tutti gli effetti. Da allora tutto il meridione non si è più risollevato. Vogliamo che dalla Sicilia possa partire un nuovo messaggio, cioè un mondo migliore, un mondo diverso, soprattutto per i giovani, perché qualcuno vuole togliergli una grande cosa che è la speranza. L'Università Telematica Uni San Raffaele è un'università che all'avanguardia, un'università moderna, che proprio perché si ispira alla didattica telematica in videoconferenza con le piattaforme e-learning di ultima generazione, quindi noi non abbiamo, è un'università che non ha confini, poiché praticamente è un'università che abbatte le distanze proprio perché si ha la possibilità di poter studiare telematicamente in qualsiasi parte del mondo si trovi. Noi appunto, mediante un combando interno che è stato appunto pubblicato, il professore avvocato Corrado Labisi è stato appunto candidato insieme ad altri docenti, professori della nostra università, ed è stato appunto eletto perché ha dimostrato capacità indiscusse e si è distinto proprio nello sviluppare appunto tutta la programmazione didattica di livello, anche perché ha ricoperto appunto il ruolo come prorettore, quindi insomma aveva già una sua esperienza dietro le sue spalle. Quindi niente, noi abbiamo voluto accontentare con grande soddisfazione, con grande onore, il nostro nuovo magnifico rettore, conferendo appunto la palma d'argento che sarebbe il testimonial dell'Università Telematica Uni San Raffaele proprio qui in Sicilia, a Catania. Quindi ecco che da parte nostra è stato accontentato con immenso piacere, perché merita questo ed altro. Sono molto felice per lui, per il riconoscimento che riceverò anche io, ma soprattutto per l'incarico per cui mi ha proposto, quello di docente della Facoltà di Sociologia. E come tema ho scelto filosofia delle relazioni, perché ritengo che tutta la nostra vita si gioca nelle relazioni, quelle orizzontali ma anche quella verticale. E una cosa che mi dà molta soddisfazione è questa rettoria del Collegium Lateranense, dove ci sono una cinquantina di sacerdoti da tutto il mondo, chiaramente i meglio preparati delle loro diocesi, e la formazione di persone del genere serve molto a creare l'unità di uno stesso spirito all'interno della Chiesa. Ci si forma più vivendo insieme, imparando la stessa lingua, che non leggendo gli stessi documenti.